Buonasera professore, buonasera. Dunque, dai miei appunti leggo che lei si è laureato alla Sorbonne di Parigi. Error! Je ne suis pas, io non sono stato laureato alla Sorbonne di Parigi, okay. Ma la Sorbonne de Paris! Un'università altrettanto famosa, diciamo, eh? Bene, però sempre in alta capezzologia e tecniche di intortaggio. Mi dice, sì, io sono venuto qui, posso parlare in italiano perfettamente, anche in francese, lì. Sto parlando di cosa? Sono venuto a delucidare questo pubblico questa tecnica di tautologia, però, in questo paese non ho trovato due ragazze che possano competere con questa lezione. Voi non ne avete mica per caso? Senz'altro. A questo proposito avevamo due ragazze, che sono anche le nostre vallette. Entrino per favore le ragazze. Due belle ragazze ho portato con me due allievi della mia scuola, avanti fratelli flagello, guardate la virilità, i muscoli di questi ragazzi, eh? Aspetta, scusa, questa sera vi toccherà una cosa difficile, lasciatemi passare, questi sono i miei due ragazzi che vi guardo ben bene, Corlì, ci avete guardato bene? Bene. Adesso mi metto qui da una parte e vi deluciderò appunto le lezioni che ho imposto a loro. La prima è il messaggio del corpo, cioè siamo in una discoteca, per favore. Siamo in una discoteca e guardate come si muove, ragazzi. Il messaggio del corpo. La donna. Ma che scherzo, bene! Questo era il messaggio del corpo, che le donne vedendo un corpo muovere in questo modo, però c'è una variante a questo messaggio, cioè un uomo forte e virile, quello. Calma ragazzi! Quello con i muscoli, quello che guadagna guadagna l'anima di queste due ragazze, lui è più preparato! È più preparato in questa lezione, vorrei anche. Forza, virile! Allora li ho preparati da due, avanti ragazzi, attaccate! La forza. Calma, fermatevi un attimo, scusate, sono un po' violenti. Buono, calma, mi fanno fuori le donne. Luana, come stai? Luana, dimmi. Ti hanno conquistato. Dimmi tu, Luana, pelosa, come va? Tutto a posto, questa è la forza del fisico appunto, a un certo punto purtroppo anche la forza dell'ignoranza colpisce in questa tattica. Le vallette, ma sono tenute benissimo, hanno retto l'urto, anche perché sono robustine, decisamente robustine. Io andrei avanti, cavolo che antigenica, perfetto. Guardate con che grazia si muovono, eh? Veramente carine, eh? I baffi, si è mica fatti i baffi ultimamente. Aspetta. Ha detto Luana, donna baffuta sempre piaciuta. Accidente, si sta soffiando il naso. Guarda che buona applicazione. Ok, passiamo con l'ultimo di queste lezioni, appunto, la forza dell'ignoranza. Diciamo così, le donne sentendosi decisamente superiori cercheranno anche di farsi conquistare. Lui è più preparato, lui. Ma basta tutto lo stesso nuovo. Questo lo so. Questo numero me lo ricordo bene. Pronte ragazzi? Oh, i ragazzetti qui, eh? Ancora! Ehi ti! Ehi ti! Bella gioia! Ehi ti, bella gioia! Parla con me! Titti bella, parla con me! Se no, vin fuori con me che c'ho la macchina in moto! Mi ce li ho! E se ti non vieni, mi ti co!
Ebbene, buono, basta questa esibizione. È stato preparato e studiato tantissimo. Ottimo, molto bene, molto bene. Comunque, professore, una volta che l'aggancio è riuscito, può spiegarci come si procede? Beh, questo è un problema. È quello che voglio dire. Purtroppo sono stato trovato messo in difficoltà anche me, perché ho provato già 30 volte di dare l'esame per procedere, ma purtroppo sono stato bocciato, irrimediabilmente bocciato. Peggio di Gian Maria all'esame di guida. Molto peggio, molto peggio. Molto peggio. Molto peggio. Addirittura peggio di Massimo Litis. Peggio di Massimo Litis. Buonasera a tutti, buonasera, buonasera, buonasera. Possiamo passare un altro numero? Bene. Bene. Possiamo passare a un altro numero sicuramente. Possiamo passare al numero. Sì, ma veramente mi hanno pagato a me per presentare comunque. Dunque. Adesso finalmente un numero serio dopo tutte queste baggianate. Ecco. Abbiamo il numero. Un numero, una canzone famosissima. Siciliani. No, una canzone famosissima di Riccardo Cocciante. Bella senza anima. No. Non c'era mica il numero dei pupi siciliani. I pupi, quelli. Furo Vital Nascio. Cosa c'è? No, quelli che si muovono così. Ah, abbiamo l'animatore dei pupi oggi. Signor. Il signore. Ah, è con lo sfondo musicale. E allora il signor animatore dei pupi siciliani. Pupi. E adesso siediti veramente su quella seggio. Allora cazzo, stavolta ascoltami senza interrompere. Guardi che forse non ha capito, qui dovrà presentare un altro numero che volevo dirtelo anch'io senz'altro, e lei si vuole insieme a te andare. È stato inutile. È esattamente quello che stavo cercando di dire, che lei tutto senza allegria. Qui tra un po' ci mettiamo a piangere tutto. Senza una lacrima. E quindi lacrime. Niente da aggiungere. Ma però ecco, niente da aggiungere. Lei va. E da dividere. Con lei niente. Nella tua trappola. Qui siamo. Ci sono caduto anch'io. Ti piace generando un po'. Avanti il prossimo. Ecco, passiamo all'altro numero dei pupi siciliani. Povero diavolo. Sì. Che pena mi fa. No, qui si c'è quello che fa bene. Quando ha letto lui. Ecco. Ti chiederà di più. Questo è un locale serio, non è questo. Glielo concederai. Ambigui. Così. Lei si sta sbagliando con un'altra persona. Mi fai fingere. Là in fondo. Se ti fa comodo. No, io sono sincero. E adesso so chi sei. Guardi che lei si sta. E non ci soffro più. Lei se ne deve andare da e se verrai di là. Ah. E lo dimostrerò. E questa volta più. Adesso spogliati, come sai fare tu, e non illuderti, guarda che stai cadendo in fai. Io non ci casco più, e te mi rimpiangerai, no, quando se ne è andata via, bella senza anima. Nessuno lo porta fuori questo qui. Portatelo fuori.
fammi una balletta, per cortesia. Milo, non... dove sei? C'è il papo imbarcato qui. Andate, qui si attende tutto. Buonasera. Signore e signori, adesso buonasera. Buonasera, buon appetito. Questa sera abbiamo con noi a dirigere insieme a me il TG la giornalista mondana Luana. Sera. Il dottor Francesco Ferioli, presidente del consiglio di circoscrizione, riferendosi alla situazione del gas nella frazione, ha comunicato che, visti gli errori commessi nell'87, ci saranno nell'88 miglioramenti rispetto all'89, in previsione di un piano che nel 90 permetterà nel 91 di sperare per il 92 che nel 93 o 94 verranno iniziati i lavori di ristrutturazione che termineranno nel 95 o più tardi nel 96. Maurizio Ferioli, detto Rambo, sta scrivendo le sue memorie. L'opera verrà successivamente tradotta in italiano. Due fotografie con autografo sono state richieste ieri a Stefano Borgatti. Chi è che può chiedere due fotografie a Stefano Borgatti? L'ufficio passaporto. Franco Napoli, recatosi in un istituto di bellezza per rigentilire i tratti del viso, è stato esortato a recarsi a Lourdes ed attendere il miracolo. Avendo sentito parlare del circolo polare artico, Giorgio Barbirato ha avanzato richiesta di diventarne socio. Il dottor Francesco Ferioli ha deciso di acquistare due poltrone Luigi XV, oppure una poltrona Luigi XXX. Gli è stato sconsigliato di acquistare una poltrona Luigi Capone. Invitato a recitare alcuni versi di Leopardi, Sergio Tassinari ha ruggito. Parliamo ora dell'ondata di maltempo che ha investito Alberone. In seguito ai pressanti solleciti del dottor Francesco Ferioli, presidente del consiglio di circoscrizione, è stata aperta un'inchiesta sul colonnello Bernacca. Incidente diplomatico. Fermato alla frontiera Corrado Macchinini. In un primo momento era stato venduto come mitragliatrice alla Libia di Gheddafi. Dopo anni di studi e sperimentazioni, il centro immunologico di Alberone ha messo a punto un vaccino contro Renato Ganassa. Raffaele, il Cook, noto playboy, è stato visto entrare in un cinema a luci rosse dove veniva proiettato un film con Cicciolina, che voglia darsi la politica. Fenomeno paranormale ad Alberone durante le feste appena trascorse. Le palle di un albero di Natale, imprudentemente collocato vicino ad uno stereo che diffondeva una canzone degli Agro Music, si sono improvvisamente rotte. Durante un pranzo di gala, Mario Barista si è sentito chiedere dalla padrona di casa: com'è il passato di verdura? Il buon Mario ha subito risposto: io verdurai, tu verdurasti e gli verdurai.
Claudio Cassetta, dopo aver ascoltato la canzone degli Agro Music, Perché sei scemo, se n'è andato sconsolato ripetendo: qui ce l'hanno tutti con me. Nell'annuario degli esercizi commerciali italiani, la pizzeria Franco figura stranamente alla voce latterie. Chissà perché. Visti i ripetuti e costanti successi nel rugby, Daniele Angelini ha deciso di dedicarsi ad uno sport a lui più congeniale, la pallacanestro. Non tutti sanno che in piazza d'Alberone esiste una zona militare utilizzata da alcuni giovinastri alberonesi. Le manovre consistono in petardi e cannoni. Clamorosi incidenti in un cinema. Durante la proiezione del film I Dieci Comandamenti, alle parole di Mosè «Queste sono le tavole della legge datemi da Dio», Umberto Bisi si è alzato sbraitando: «Non è vero, io non gli ho dato niente». Marzio Ferioli, meglio conosciuto come Marzio Mandola, l'uomo delle massime, ha dichiarato a proposito della sua proverbiale fortuna: «Se mi mettesse a vendere le scarpe, la gente non sarebbe senza piedi». A chi gli chiedeva un parere sul cuore di Edmondo De Amicis, il dottor Francesco Ferioli ha risposto che prima di dare pareri azzardati vorrebbe vedere l'elettrocardiogramma del signor De Amicis. Invitato a leggere le ultime lettere di Jacopo Ortis, Sergio Tassinari ha sdegnosamente rifiutato, spiegando che non è sua abitudine leggere la posta altrui. Al neo studente universitario Nicola Salvi, detto Negro, è stato chiesto a che ramo voleva iscriversi. Lui ha risposto che preferirebbe un banco come tutti gli altri. Il ministro dello sport, turismo e spettacolo Franco Carraro ha inviato un telegramma al dimissionario consiglio del circolo sportivo alberonese, felicitandosi per la nona rielezione. Invitato ad esprimersi sull'ultima cena di Leonardo da Vinci, Carlo Bregoli, al secolo Carlaf, non si è pronunciato, spiegando che aveva già cenato da Vincenzo di Pilastrello. A proposito della sua elezione a presidente del circolo sportivo alberonese, il neoeletto Bruno Ballotta ha rilasciato la seguente dichiarazione: «Me ne eletto perché sono il più bravo, il più buono, ma soprattutto perché sono il più bello e gagliardo. Chiedetelo a mia moglie». Sempre a proposito dell'elezione del nuovo presidente del gruppo sportivo alberonese, Giorgio Barbirato, dopo aver appreso della sua sconfitta, si è clamorosamente dimesso dal consiglio. Interpellato in proposito, ha dichiarato: «Non accetto che simili scelte vengano fatte solamente in merito a fattori estetici, e poi ci sarebbe molto da discutere sul fatto che Ballotta sia più bello di me. Chiedetelo a mia moglie». Le mogli, interpellate a proposito, si sono astenute da ogni commento e si sono chiuse in un pietoso silenzio. Alberto Bregoli, detto Geppino, è stato fermato e multato da una volante dei carabinieri perché viaggiava a bordo della sua Fiat Uno senza la scorta per i carichi eccezionali. Allora. Grazie, buonasera. Scusate, un flash d'agenzia, ci arriva in questo momento un'ultima notizia. Sembra che Quinto Tangerini si sia finalmente sposato con una donna. Veramente? Ah no, un attimo. Ecco, mi arriva la smentita. Mi dicono che purtroppo non è vero. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera. Adesso pubblicità! Genere!
Questa è la spa. La prugna, dai, che ci do. Che ci do la prugna. Il liquore da. Il dovere e il piacere anche di ringraziare le persone che ci hanno dato una mano a realizzare questa cosa. Abbiamo già visto da una prima occhiata che le raccolte per anzi siete invitati a contribuire ancora magari a mente uscite. Ricordatevi che col poco di ognuno si può fare tanto, veramente tanto per tutti. Ricordatevelo questo, basta poco. Allora, dicevo, volevo ringraziare per questa bella iniziativa. Come? Ah, c'è il secchio lì fuori, cioè no, la bozza, insomma. Avete presente i contenitori da vino, quelli grandi, 54 litri? Vini a malati di leucemia. Ecco, faremo questa... Naturalmente dobbiamo ringraziare per questa iniziativa chi ci ha dato l'opportunità materiale di farlo, quindi a chi ci ha dato il locale. Ringraziamo Donatello, quindi. E andiamo dentro sul pubblico. E ci scusiamo se qualche volta abbiamo avuto una mano pesante, però in fondo è fin di bene. Lo ringraziamo per la sua collaborazione, Delmo della Giulla! Ringraziamo anche Delmo e l'anima del mondo scientifico. Ringraziamo Donatella che ha truccato le nostre belle ragazze. Ringraziamo i nostri assistenti di scena, Lorenza, Maria Teresa e Gianmarco. Ringraziamo Riccardo Regoli che ha collaborato per le musiche. Ringraziamo Raffaello Regoli che ha ripreso interamente la serata. Ringraziamo il Music Marketing di Sant'Agostino che ci ha fornito l'impianto di amplificazione gratuitamente. E poi ringraziamo la partecipazione extra paesana di Paolo Molinari. Tra l'altro non si sa per quanto ancora sarà extrapaesana la partecipazione di Paolo. Va bene, direi che adesso vi vogliamo salutare con quest'ultima canzone dove ognuno... Dov'è il mio foglio? Chi me l'ha preso? Ciao! Allora faremo più la canzone, magari quando avete... ringraziamo anche Massimo Galadani, il nostro fonico. Ringraziamo anche Massimo che è qua, che ha partecipato anche lui alla scena. Naturalmente Daniela Gigliini della mia sinistra. Michele Cremonini, Manuel Salvi, Stefano Borgatti, Nicola Salvi, Libero Pinani, Rudy, Paolo Molinari, Gian Maria Salvi, Gianluca Pinani, Massimo Galerani e io Umberto, naturalmente anche Gianmarco, Michelone, Gianmarco che abbiamo già ringraziato anche prima, vi dedichiamo questa bella canzone, non è granché, però ve la diamo veramente col cuore. Dandovi la buonasera e arrivederci, speriamo una prossima volta, non lo so. Speriamo che di poter ancora fare una cosa del genere. La partecipazione è bella, è tanta e vi ringraziamo. Vi ringraziamo di cuore. Vai Stefano.
motori dilettanti, come noi non sono tanti, siamo pazzi intelligenti, geniali e irriverenti. Questo gioco divertente l'abbiamo fatto per la gente, forse il confino si è stato, ma l'impegno è già premiato. Cantami, siamo tutti quanti, sogniamo, parliamo e ci divertiamo. Diviso con quest'aria cattivante, vi vogliamo tutti quanti, su lasciate andare le voci e cantate insieme a noi. Attori, cantami, siamo tutti quanti, suoniamo, balliamo e ci divertiamo. Il palco, la scena, sono come noi, aperti, cordiali, sono le nostre ali. La commedia è qui finita e vogliamo non sia fallita questa nostra bella storia, speriamo stia nella memoria della gente qui presente, da più vecchio deficiente, dalla donna, dal bambino, dal prete, dal vecchino, dall'operaio, dal barbiere, dall'autista al brigadiere, dal dottore all'infermiere e da chi lo sempre bene. Noi la mano vi porgiamo e vi saremo sempre amici, e tutto quello che vogliamo è che siate ognuno felici. Attori, cantati, siamo tutti quanti, suoniamo, parliamo e ci divertiamo. E che non sanno apprezzare le cose belle, siano donne o tagliatelle, vi diciamo arrivederci, oh goodbye, oh finisce. È la nostra buona stella, splenda sempre, cara e bella. Attori, cantanti, siamo tutti quanti, suoniamo, balliamo e ci divertiamo. Il palco, la scena, sono come noi, aperti, cordiali, sono le nostre ali. Sono tutti quanti, cordiali, abbiamo, e ci divertiamo. Il palco, la scena, sono come noi. Ah!
cerca il numero di telefono, Ciao ragazzi, ci vediamo. Ciao. Fai un sorriso, fai un sorriso per la telecamera. Fatti un sorriso per la telecamera. Fatti un bellissimo sorriso.